Siamo ancora col signor Luigi Ghina. Questo praticamente è il suo studio, dove lei elabora le sue teorie. Sì, qui si studia e si dà la possibilità di sviluppare tutte le cose che costruiamo, però tutte queste idee vengono da Guglielmo Marconi, perché io ho lavorato 10 anni con Guglielmo Marconi e quindi dall'esperienza di Guglielmo Marconi io sono riuscito a sviluppare quello che lui voleva fare. Adesso vi darò qualche spiegazione. Guglielmo Marconi aveva un chiodo in testa, perché la lucciola fa la luce chiara o fredda. Come fa a fare questa luce? È venuto da me, io ho detto, se tu non lo sai, caro Guglielmo, che sei il pezzo grosso, io non capisco per nulla. Allora che cosa è successo? Che lui ha studiato la lumaca. La lumaca, e qui è venuta la grande scoperta. La lumaca è il nutrimento della lucciola. La lucciola si alimenta solo e esclusivamente della lumaca. Ma è possibile che una lucciola così piccola assorba un lumaco così grande col guscio? E lui è andato a vedere e mi ha spiegato la questione. La lucciola ha una sostanza ghiandolare dello stomaco che mette una parte fuori tramite un beccuccio e dall'altra parte invece se lo tiene. Allora quando vede la lumaca che cammina va a punteggiare col becco questo acido, la lumaca si rovescia, lo becca nuovamente, poi dopo 3 o 4 giorni, anche 5-6 ore, la lumaca è morta, diventa gelatinosa e dalla lei si nutre. Allora Guglielmo Marconi cosa ha detto? E se la lucciola si alimenta dell'aromaca deve avere un segreto per produrre la luce. Ed ecco, la lumaca, se voi vedete, ha una spirale sopra, vedete? Questa spirale è la parte principale della conoscenza dell'anima sulla Terra. Ecco perché lui ha trovato la possibilità di fare la radio. Quando noi guardiamo bene il movimento rotatorio della lumaca, in questo modo gira dalla parte destra. Però la lumaca, se si cambia la posizione e gira nella parte opposta, voi vedrete che il movimento rotatorio è di sinistra. E vediamo un po' qua.